Prego. A voi l'illustrazione, il sindaco collabora a questa iniziativa, Beh, quindi non è che allora la parlo spinta. un po' io. Dunque, è nata questa associazione, Fabriano Belle Eventi, dalla richiesta di un gruppo di giovani fabrianesi, la necessità di avere qualche evento per l'estate e di poter raccogliere dei fondi per devolvere ai comuni colpiti dal sisma in Emilia-Romagna. Quindi con Sergio e altri ragazzi abbiamo costituito questa associazione dove sono io presidente, vicepresidente Paolo Notari, c'è Alessandro Moscè, Stefano Pocognoli, Roberto Bagazzoli, direttore artistico di Radio Gold, con la finalità appunto di organizzare un evento concerto il 19 luglio in piazza del Comune, che gentilmente il Comune di Fabriano ha patrocinato, dandoci quindi la possibilità dell'occupazione dello spazio pubblico e del montaggio e smontaggio del palco. Un grande aiuto anche dal Comune e dal Sindaco Sagramola, che ringraziamo. E in collaborazione e patrocinato anche dalla Regione Marche e con il prezioso contributo anche della Cassa di Risparmio con la Fondazione Carifac. È stata una difficile la raccolta dei fondi necessari per poter rendere possibile questo evento. Abbiamo chiamato gli imprenditori, che però hanno risposto veramente con grande generosità, questo lo dobbiamo dire. È d'obbligo un ringraziamento al Made in Fabriano Academy, al presidente Urbano Urbani, la Banca delle Marche, l'ingegner Fedigoni, il dottor Castellani, Rotary e Lions Club di Fabriano, che hanno generosamente contribuito e reso possibile questo evento. L'evento, come annunciavo, sarà il 19 luglio, giovedì. Inizierà alle ore 20 con una rassegna di due band locali, questo per dar spazio non solo a grandi voci della canzone italiana, ma anche per dare la possibilità a giovani talenti fabrianesi del comprensorio di poter avere una vetrina per potersi esprimere nel loro talento. Quindi la prima band che si esibirà sono i The Ledders, con un tributo al gruppo dei Beatles. A seguire Marco Sonaglia, un giovane cantautore fabrianese che intratterrà con la sua chitarra il pubblico. Alle 21:30 partirà poi la seconda parte. Questa prima parte sarà anche co-condotta con la partecipazione degli speaker di Radio Gold, che trasmetterà l'evento in etere e in diretta streaming. Nella seconda parte, dalle 21:30, entriamo proprio nel vivo del concerto con la presentazione da parte di Paolo Notari, che conoscete tutti, conduttore radio Runo Rai, attualmente in onda con la diretta all'arrivo del Tour de France, che condurrà anche il Festival di Castrocaro, quindi un personaggio noto in città e importante figura di conduzione a Radio 1 Rai. Sarà accompagnato da Benedicta Boccoli, anche lei conduttrice di Radio 1 Rai, attualmente in teatro con Gian Enrico Tedeschi. Parteciperà volontariamente, quindi proprio è stata un'adesione spontanea, Amedeo Goria, giornalista di Rai Sport, unico giornalista accreditato agli europei di calcio 2012, e che seguirà poi per la Rai, per Rai Sport, le Olimpiadi di Londra 2012. Amedeo Goria è anche disponibile a intrattenersi con il pubblico in piazza attraverso uno scambio di SMS, un giochino con il pubblico, quindi sarà anche un momento di divertimento per chi verrà ad assistere al concerto. Poi, gran finale, con Pupo. Abbiamo voluto creare un evento nazional popolare, perché l'obiettivo, come abbiamo detto anche con il sindaco, è di riempire la piazza per poter raccogliere offerte libere e poter mandare quanti più contributi possibili al comune, ai comuni colpiti dal terremoto, quindi diversi comuni che poi contatteremo. E i ragazzi degli oratori di Fabriano hanno collaborato con la creazione di spillette per l'evento, molto semplici da poter donare a chi poi farà un'offerta all'ingresso della piazza, offerte che saranno raccolte da volontari della protezione indivisa, messi in civile indivisa, messi a disposizione dal dottor Otello Bendacconi, con la collaborazione di Vincenzo Castriconi, che è stato prezioso nella collaborazione a questo evento. E si intervalleranno sul palco anche Michele Pecora con la sua orchestra e il chitarrista Antonio Del Sordo con la sua chitarra gitana, accompagnato sempre dall'orchestra mediterranea di Michele Pecora. Quindi noi crediamo che questo sia un evento nazional popolare che possa dare la possibilità alla città di Fabriano di avere un bello spettacolo e contemporaneamente poter mandare quanti più contributi possibile per questa nobile finalità benefica. Questo. No, il sindaco dice che abbiamo fatto questa operazione. Dall'inizio raccoglievo richieste di vari soggetti per attivare un'iniziativa a sostegno dei terremotati dell'Emilia.
Solari mi aveva telefonato in precedenza, Radio Gold voleva fare qualcosa, c'erano altri che si erano messi insieme, allora ho sollecitato l'idea di fare una cosa semplice, che fosse però un momento per stare insieme in maniera solidale, e credo che si sia riusciti nell'intento. L'obiettivo non era avere il grande cantante a pagamento per fare il concerto che costava 50.000 euro e poi dava ai terremotati dell'Emilia 500 euro perché alla fine tutte le spese venivano assorbite dal concerto. Qui non è che qualcuno si deve far bello con il concerto, non è l'obiettivo. L'obiettivo è stare insieme, ascoltare un po' di musica, personaggi simpatici che poi creano una serata insieme nella quale i cittadini hanno la possibilità di stare in piazza, incontrarsi, parlare tra di loro e riflettere su questo momento di solidarietà. Gli altri sono stati solidari con noi quando abbiamo avuto bisogno, noi siamo solidari con gli altri anche nel momento delle difficoltà, con una operazione a dimensione locale. Credo che anche io sono a ringraziare tutti coloro che lo hanno permesso, perché comunque qualche contributo economico ci vuole per tenere in piedi un'iniziativa di questo tipo, ma più che altro devo ringraziare la disponibilità di tutti coloro che sono messi in campo gratuitamente. Qui penso anche ai volontari della Protezione Civile, rappresentati oggi da Vincenzo Castriconi, che è consigliere comunale, Solari con i ragazzi che si sono messi dentro gratuitamente per dare il loro contributo e anche promuovere all'interno della città l'evento. E oggi ringrazio la stampa e coloro che ci danno una mano a farlo conoscere e a veicolarlo, perché chiaramente questa operazione si regge se raccogliamo delle risorse significative da inviare ad un comune. Vedete, noi non abbiamo ancora scelto cosa fare o come farla. La Regione Marche ci ha chiesto di fare un gemellaggio con un comune. Noi abbiamo già mandato i nostri tecnici a fare i sopralluoghi perché ci era stato richiesto questo. Ma l'evento del terremoto non è un evento che finisce nel momento dell'emergenza. Oggi i cittadini dell'Emilia non hanno bisogno di tende, perché la Protezione Civile, tende, vivere, alimentari, già glieli sta dando. E la struttura italiana della Protezione Civile, che è sicuramente tra le migliori del mondo, è in grado di rispondere all'emergenza. Si tratta di capire dove mettere le risorse, dove convogliare le risorse per un progetto significativo. Io credo che questo sia il compito del Comune, raccogliere le risorse di tutti. Anche stamattina ho incontrato altre associazioni che vogliono fare altre iniziative, ben vengano, e anche più in là nel tempo, perché l'emergenza non finisce domani, non è finita, perché si tratta di trovare il modo di dare risorse per ricostruire qualcosa. Questo credo che è l'obiettivo che ci siamo posti come comune e che continuiamo a perseguire, essere costanti nell'aiuto alle persone che sono in difficoltà. Sceglieremo con calma il comune che ha più bisogno di noi e quello nel quale possiamo dare il maggior contributo come comunità fabrianese. Grazie quindi a Radio Gold, all'organizzazione iniziale, a tutti quelli che si sono messi insieme. Prego, vuole dire qualcosa Solari o Castriconi? Vincenzo? Prego Vincenzo. Prima di tutto ringrazio il sindaco personalmente che mi ha dato la possibilità di partecipare ai lavori di questa associazione. Il motivo è troppo importante, cioè una persona come me, penso che tutti conosceranno la mia storia, è durata 10 anni. È durata 10 anni perché, se sapete bene, ho ricostruito un paese. Con l'aiuto di tutti quelli che ho potuto conoscere e contattare. In questo particolare momento, quindi, nessuno più di me può capire la situazione e lo stato d'animo di quelle persone. Giustamente, come diceva il sindaco, dobbiamo essere duraturi nel tempo, anche se l'Emilia-Romagna è governata abbastanza forte da personaggi emiliani che si distinguono nella politica nazionale, ma il popolo stesso, che con le sue industrie è un pilastro portante per la nostra nazione. Dobbiamo intervenire e questa è l'occasione propizia per poter fare qualcosa. L'associazione è stata fatto da apripista, ne seguiranno altre, però durante il tempo, perché il popolo emiliano secondo me non ha bisogno di spinte esterne per spronarli a lavorare, quelli sono pronti, la trovate impreparati, forse non
come noi eravamo più preparati a un evento di questo genere. Le industrie sono state colpite enormemente perché non erano adeguatamente protette per i terremoti, però il popolo emiliano ci chiede solo una cosa: fate presto, aiutateci perché noi vogliamo ripartire. Tutte le mattine io sento alla radio questi appelli fatti da industriali emiliani. E questo è il compito nostro. Giustamente, che non ci sia stata una dispersione di proventi per magari per grandi manifestazioni che potevano assorbire soldi che magari sono utili per la ricostruzione dell'Emilia, è stata un'ottima idea. Noi come Comune abbiamo già interpretata la storia, abbiamo mandato i nostri tecnici già a fare un primo sondaggio da quelle parti, ci andranno in seguito, saranno presenti di nuovo, perché il Comune di Fabriano non si può sottrarre a questa situazione, ci siamo passati prima di loro. Io auguro solo a questa gente di essere duraturi nel tempo e di completare dico, la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Noi ci siamo riusciti, il modello nostro non so se possa essere di esempio, mi sembra di aver capito che sia stato molto apprezzato, però sa, ogni regione ha i propri programmi, le proprie vedute. Non mi dilungo più di tanto, speriamo che tutto vada bene, ringrazio infinitamente, ho indossato, questo voglio, perché qualcuno mi può chiedere, porta la maglia della Protezione Civile. Questa maglia è un dono che mi ha fatto Bertolaso all'inaugurazione del paese dove abito. E giustamente con orgoglio io la porto. Perché l'ho indossata? Lo dico apertamente, perché voglio dare una spinta, far capire a tutti quelli che ci leggeranno sui giornali, sulla stampa, vogliamo realizzarlo, cioè siamo fortemente impegnati sia come Protezione Civile sia come Comune. Quindi questa associazione ha agito in un modo serio, diretta esclusivamente per aiutare quella popolazione. Come Protezione Civile ringrazio anche io il gruppo comunale di Fabriano che si è offerto per aiutarci e speriamo in seguito di poter fare un piccolo gemellaggio con un comune che poi il sindaco sceglierà nell'Emilia come riterrà più opportuno. Grazie. Mi piace sottolineare brevemente due cose. La prima, la forza con cui è nata questa iniziativa, nel senso che, come diceva prima il sindaco, ci sono stati una pluralità di soggetti che autonomamente hanno pensato di poter fare qualcosa in seguito all'evento catastrofico che ha colpito l'Emilia. E in quel momento ci siamo sentiti in dovere di organizzare un'associazione che coinvolgesse tutti. E quindi è stato importante l'ausilio e l'aiuto del Comune, la disponibilità della piazza. Ed è importante secondo me proprio il messaggio di base che Fabriano, quando è stato colpita nel non lontano 97 dal terremoto, ha ricevuto aiuto. Adesso è importante che proprio dal basso, dalla base della città, sia nata spontaneamente questa volontà di aiutare altri, oserei dire, fratelli italiani che sono in difficoltà come lo eravamo noi. Quindi questo è un messaggio importante che tendo a sottolineare. Il secondo messaggio è che credo sia importante che sia veramente un'iniziativa nata a Fabriano, da fabrianesi, gestita da fabrianesi, perché credo che sia un segnale importante il fatto che siano dei giovani fabrianesi, una band locale, un cantautore fabrianese che apre il concerto, che suonano in piazza, nella cornice della Fontana Astur in Alto, un presentatore fabrianese, un'associazione di fabrianesi. E credo che questo sia uno spirito che debba continuare per Fabriano indipendentemente da tutto, perché il riappropriarsi di una città è alla base poi del nascere, del continuare di certi eventi. Quindi un ringraziamento a tutti gli sponsor, a tutti quelli che ci hanno dato una mano, un ringraziamento che faccio io personale alla Presidente dell'Associazione Gigliola Marinelli, perché si è spesa in maniera gratuita e veramente di cuore. È stato un esempio per tutti e sono sicuro che è un messaggio che coinvolgerà tutta la città. Ok.